Allora, ciao ragazze, partiamo con il salutarvi perché non faccio video da diversi mesi. In più, un video come questo in realtà ho sempre sperato di farlo, quindi in realtà in questo momento non so bene come iniziare e cosa dire. Sicuramente avrete letto il titolo, quindi avete aperto il video sicuramente pensando che io vi dica appunto questa cosa qui, però con calma adesso ve la dico. Allora, chi mi conosce e mi segue da tantissimi anni sa che questa cosa è sempre stata un mio grande desiderio e essere finalmente qui per poterlo dire a me emoziona molto, quindi con calma adesso vi dico tutto. Sono incinta. Anzi, diventerò mamma a breve, cioè a breve, oddio, manca ancora un po', però nel senso, diventerò mamma. E mi fa strano dirlo, mi fa strano tantissimo, man mano che lo sto dicendo appunto alle persone che mi sono vicine, eccetera. A parte che mi imbarazza un sacco, come se fosse tipo una cosa tipo, perché come se dovessi dire chissà che cosa, però sapete i primi mesi dove, oddio, la gente, no, è troppo presto, non devi dirlo, devi aspettare, devi fare, quindi hai quest'ansia dei 3 mesi che non puoi dirlo, che non puoi fare, che non puoi. Che io non ci ho mai creduto più di tanto. E infatti, già a molte persone l'abbiamo detto prima dei 3 mesi. Ovviamente ho aspettato a dirlo qui, perché ho aspettato appunto di fare tutti gli esami, che appunto fossero tutti a posto. Quindi non sappiamo ancora il sesso. E a breve in realtà scopriremo il sesso. Daniele è appena arrivato, quindi adesso vediamo se vuole partecipare anche lui. Adesso appena arriva Dani, magari vi dico un po' come gliel'ho detto, eccetera, eccetera. Fatto sta che ho scoperto di essere incinta ovviamente prima di partire per le vacanze, quindi ho passato delle vacanze un po' strane, nel senso che ho la nausea che mi, come si può dire? Mi viene a trovare spesso, molto volentieri, quindi diciamo che sto passando questi primi mesi di gravidanza con diverse nausee, che non sono mattutine, nel senso che sono principalmente serali e notturne, mattutine meno. Ci sono giorni dove non mi viene niente, per fortuna sono rari, forse mi vengono solo la sera, tipo ieri sono stata quasi bene tutta la giornata, verso il pomeriggio ho iniziato a star male. Comunque, presto poco ci sono giorni, invece giorni dove rompono un po' le scatole. Poi non lo so, ditemi anche voi cosa avete provato in gravidanza, eccetera, eccetera. Se siete state sfortunate come me o avete anche addirittura avuto sintomi peggiori, che ne so, situazioni peggiori. Sto aspettando Dani che arrivi, ma non arriva. C'ho l'ansia? Dani? Sì, arrivo. Allora, vabbè, in sostanza, quindi sono partita che ero incinta e siamo andati appunto sia prima di partire avevamo prenotato appunto delle gite che potessi tranquillamente fare appunto essendo in gravidanza. L'unica che rischiavo era quella del deserto, che è saltata, quindi beh, cioè che rischiavo nel senso che era un po' più pericolosa, comunque avrebbe fatto tutto danni, non avrei fatto niente. Però comunque salire sulle dune nel deserto avrei detto alla guida, zio, vai piano, però l'idea era quella. Ok, è arrivato il papà che sta un po' in ansia. Lui non è molto pro videocamera, quindi se lo vedete così è normale, però vabbè. Non è molto pro videocamera, quindi starà tipo esattamente 20 secondi, ma volevo solo raccontare quando te l'ho detto e il fatto che ti sono venuta praticamente a svegliare. Ho fatto il test, forse l'ho fatto anche un po' troppo prima, ok? Però si vedeva comunque la lineetta. Poi magari a chi interessa posso raccontare in un altro video bene un po' la mia esperienza, perché appunto noi ci stavamo provando da un bel po' di tempo, quindi non è arrivato subito. Comunque, detto ciò, ho fatto il test e si vedeva pochissimissimo la lineetta, ma era positivo. Il test quando si vede la lineetta è positivo, no? Allora lui faceva sempre le notti, quindi
quella mattina, lui ti svegli solitamente intorno alle 10:30 quando vai in palestra, non ce l'ho fatta, cioè tipo dovevo aspettare anche quella mezz'ora, tipo le 9:45 sono andata e gli faccio Dani, guarda, e lui giustamente al buio, dove la lineetta manco si vedeva, e lui diceva, no amore non c'è niente, è vuoto, non si vede niente, poi si è alzato in cucina, no perché devi vedere, guarda, così via, alla fine il giorno dopo l'ho rifatto ancora, si vedeva meglio, poi il giorno dopo ancora si vedeva ancora meglio, poi ho fatto le beta e tutto il resto, niente amore muto? Confermo, e niente, quindi lui l'ha già detto ai suoi amici tutto il resto, e... In parte, poi adesso finirà di dirlo prima di questo video, spero, perché lui aspetta sempre l'occasione, quella dove non lo so che cosa ti aspetti per dirlo, quindi vediamo. E nel caso chi dovesse scoprirlo per questo video è colpa sua, cioè io ho dato le tempistiche a Dani per dirlo a tutti ovviamente prima, ma non le ha rispettate. Vediamo. Cosa vuoi dire, amore? Niente, di queste vie bellissime, di queste vie bellissime nausee? Speriamo che finiscano presto. Ah sì? Ma mi stai viziando? Mi stai facendo qualcosa? Raga, cioè è pessimo. Io dovevo trovare un marito... Ciao, aspetta. Che aveva l'unico... la sua ragione di vita viziarmi. Invece da che... fa tutto il contrario. Cioè se gli chiedo di andarmi a prendere A, mi prende B. Quindi, cioè, niente. Anzi, mi devo far sempre tutto da sola. A parte il mutismo selettivo di Dani, ma sono dettagli, è questo. Come vi ho detto, appunto, è stato cercato, quindi non è capitato assolutamente. Ci abbiamo messo appunto parecchio a arrivare a questo momento. Siamo super super felici, io sono super felice. Ho bisogno di un sacco di vostri consigli, infatti non vedevo l'ora di fare questo video per capire perché... sono praticamente disinformata su tutto quello che può servire, diciamo, per la nascita. Quindi ho bisogno che mi aiutate a scegliere i passeggini, che mi aiutate a scegliere tutte queste cose, perché sono proprio pessima. Ovviamente ho anche delle amiche, però hanno tutte teste diverse, quindi ho bisogno di avere più pareri, così per capire qual è la testa più simile alla mia. E poi... cos'altro? Sto già iniziando a comprare, a capire come organizzarmi con la nascita. Ah, poi vi stavo dicendo, il sesso lo scopriremo a breve perché farò il test del DNA e quindi poi mi daranno il risultato. Faremo una specie di festa, che poi festa, grande evento alla corte di Francia. No, è una... sì, vabbè dai, chiamiamola festa. Dove scopriremo anche insieme agli altri, appunto lo sapranno soltanto mia sorella e una mia amica, scopriremo insieme agli altri il sesso. Io, allora ditemi voi, io non lo so, allora, io ho la sensazione che sia femmina, qua lo dico e poi... fra 2 settimane, quando scoprirò il sesso, vi dirò no, non era, era un maschietto. Abbiamo già i nomi. Una volta, vabbè, ovviamente scoperto il sesso, poi magari vi dirò anche i nomi senza problemi. Anche perché io chiamo già, cioè io parlo già al femminile, ok? E quindi già chiamo la bambina, ok? Con il suo nome. Poi magari sarà un maschietto, abbiamo anche il maschietto. Però nel senso, per me la sensazione è che sia una bimba. Ditemi la vostra, non lo so, voi, che sensazione avete? Ho fatto il giochino, quello lì, con il ciondolo, cioè con la collana e l'anello. Avete presente che se gira è femmina? Se dritto è maschio, cosa del genere. Ed è venuto che avrò un maschio e poi una femmina, poi basta. Però secondo me si sbaglia. E lui è convinto che sia una femmina, ma forse perché gliel'ho incurcato io ormai a furia di chiamarla in quel modo. Però boh, non lo so, cioè nel senso non mi cambierebbe assolutamente niente, ci mancherebbe. Io ovviamente dico questa cosa del sesso perché... diciamo che ci sono vari step, nel senso che i primi tre mesi cerchi di capire se è tutto a posto, quindi dalle ecografie che si vanno a fare, appunto, se è tutto perfetto e ok. Poi lo step successivo, se si fa il test del DNA, ovviamente è scoprire il sesso, poi ci sarà la morfologica, quindi ci saranno varie cose, ovviamente la salute del bambino è in primis, non lo so neanche a dire perché sono veramente... Però, cioè, avete quelle, magari quella sensazione, ok? Io ho quella sensazione
Però è indifferente, cioè nel senso se dovesse capitare il maschietto va bene lo stesso. Non sto prendendo, cioè sto comprando cose, quindi ci saranno un po' di video quello magari di cose che ho comprato, cose, ditemi se mi interessa. Dimmi. Mi sbuca e guarda. Vabbè, ok. Sto comprando cose, però sono cose che sono ovviamente utili. E soprattutto sono color grigio, quindi nel senso non vestitini, anche perché avrò tutto il tempo per poterli comprare più avanti. Sto prendendo cosine così a caso, anche giochettini, giocattoli, cose così, cose normalmente. E sto organizzandomi appunto su come strutturare, diciamo, la parte del fasciatoio, eccetera. Poi magari mi chiederete appunto questa cosa qui sulla cameretta, quindi se diventerà cabina, cioè dalla cabina armadio diventerà cameretta. Poi magari ve ne racconto meglio in un vlog o in qualsiasi altra parte, nel senso, perché adesso voglio riniziare a fare i vlog. Ho smesso di farli perché mi sembrava di dirvi una bugia. E anche quando sono stata in vacanza ho iniziato a vloggare tutto, però comunque non stavo bene. Cioè, che poi non è che non stavo bene, stavo benissimo, nel senso che era tranquilla la mia vacanza, non era una vacanza dove non me la sono goduta, anzi. Però comunque le nausee c'erano, certe scelte, e si sarebbe capito. E non volevo appunto anticiparvelo, e quindi niente. Tra l'altro una ragazza mi ha sgamato perché ho scritto prima di partire appunto se si è di tot gravidanze, succede qualcosa se si parte, sotto alla estetista in rosa, e lei mi ha scritto ci devi dire qualcosa Manu, comunque sì, puoi partire tranquillamente, perché sapete quelle ansie che mi vengono anche prima di partire, queste cose così, tutto il resto. Io sono una persona che viene vista un po' sprovveduta da tutti, ma in realtà non è assolutamente così. Ci penso, ci rifletto un sacco, faccio un sacco di ricerche prima di buttarmi in qualsiasi altra cosa. Però, vabbè, vengo vista un po' come la sprovveduta perché mi lancio magari in cose che molte persone non farebbero. Però, in linea di massima, mi preoccupo veramente un sacco, quindi cerco e mi informo, cioè mi organizzo la vita praticamente gli anni prima, cioè io già ho già il futuro organizzato per almeno 2 anni, ok? Però vabbè, se vi interessa appunto vi rendo partecipi comunque nei miei vlog, adesso che posso dirlo. E sono super contenta e basta, sono contenta. Mia mamma penso che non sia contenta di più. Cioè, mia mamma com'è? Una rotta in culo. Da mamma, Daniele dice che sei pazza. Nel senso che mi sta viziando. Cioè, non ho mai vista mia madre così. Mi sta viziando. E qui è già tutto, perché mia madre non mi ha mai viziata in vita sua. Cioè, nel senso, mi ha preparato la pizza quando c'erano 40 gradi. Ho detto, mamma, ho proprio bisogno di voglia di pizza. Si è presa, si è messa in passare per portarmela la sera quando è venuta per me in aeroporto. Fa tante cose, quindi è molto molto brava e molto carina. Ma non è molto da Lori Magia. E per chi conosce Lori Magia qui sul canale ha visto la mia infanzia. Lei non è proprio, proprio carina e gentile, no, scherzo. Ogni volta all'inizio ogni cosa si metteva a piangere. Adesso ha smesso di piangere, forse perché sta realizzando. Devo dire la verità, questa cosa l'ho detta anche a mia sorella. Inizialmente, col fatto che io ho sempre parlato, cioè, siccome è stato sempre un mio desiderio molto grande, e questa cosa qui, cioè, nel senso, me la porto da tantissimi anni. Ho sempre pensato e organizzato la vita, quindi da quando ci siamo messi comunque sotto nel cercare un bambino con Dani, io avevo già organizzato la mia vita. Ovviamente certe cose non le puoi organizzare, però dicevo, nel momento in cui, ok, succederà così. Quindi, a furia di parlare, nel momento in cui sono rimasta incinta e oggettivamente, no, a parte le beta crescere, quindi gli esami del sangue, vederli positivi, la prima ecografia l'abbiamo fatta un mese e mezzo dopo, tipo una cosa del genere, quindi neanche vederlo oggettivamente, cioè tu sai che c'è, perché hai comunque un po' di nausea, e poi perché le beta sono positive, il test di gravidanza è positivo, ma non lo vedi, non lo senti, quindi sembra quasi come se io mi stessi continuando a fare tipo i miei progetti, capito? Poi parto io, come vi dicevo, avanti anni luce, però come parlavo con mia mamma e mia sorella, come se stessi parlando, diciamo, i mesi precedenti, come nel caso in cui dovessi rimanere incinta, così via, farei così. Quindi mi sembrava tipo un farei, anziché
cioè una cosa che si è realizzata. Ed è stato strano sia per mia mamma sia per mia sorella, proprio perché io ho questa tendenza a parlare. Credo che sia stato strano anche per Daniele, perché secondo me ancora non l'ha realizzato molto bene. Nel senso che nel momento in cui lo dice, lo racconta magari ai suoi amici o cose del genere, sì. E negli attimi dopo. Poi dopo un po' si scorda, poi quando sto male un po' si ricorda, ma in realtà è come se io stessi male, tipo influenza, capito? Non è quella cosa, amore, c'è qualcuno lì dentro, fra un po' arriverà. Ogni tanto ci pensa, cioè, se ne esce fuori un po' così. Secondo me ancora perché la pancia un po' si inizia a vedere, eh? Oh, a parte che con i chili che ho preso prima di rimanere incinta per le cure varie, non si vede la differenza, cioè la gente insomma non se ne accorta per quello. Però si vede, si intravede qua sotto, quindi è molto bassa e sta uscendo un po' così, quindi se mi vedete di profilo ha un po' questa conchettina dal basso. E io la vedo. Ah, poi la sera è molto più gonfia rispetto ovviamente alla mattina, però inizia a vedersi, poi magari ve la mostro nel vlog. So, con quel vestitino si vede poco perché è quello morbido. Un problema è proprio vestirmi, perché, vabbè, essendo comunque ingrassata prima e quindi adesso essere ingrassata ancora un pochino con la pancia gonfia, praticamente i pantaloni, le cose me le sento che... E quindi non so, devo cercare di capire come organizzarmi. I vestitini è la cosa che mi va meglio perché sono le cose più comode, ma io comunque sono sempre stata pro vestitini. Però ultimamente mettevo un sacco di giacche con... diciamo il tailleur, ok? Mi trovavo comoda, non posso più, cioè non è che non lo posso più utilizzare, lo utilizzo, però mi sento un po'... Vabbè, valuteremo insieme. E niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, soprattutto, che vi abbia fatto piacere, perché io sono così, quando vedo comunque, cioè nel senso ho sempre voluto questa cosa, quindi anche quando le altre persone, soprattutto sapendo che magari lo stavano cercando da un po', scoprivano appunto di essere rimaste incinta, eccetera, eccetera, ho sempre fatto, cioè sono sempre stata super contenta per loro e quindi per quello che dico spero che siate contente anche per me, perché io l'ho provato per le altre persone, comunque anche io sono una ragazza che segue altre ragazze su YouTube, anche se ultimamente faccio un po' fatica, però sto riprendendo un attimo a riguardare i video, non riesco a recuperare i video vecchi, quindi anche per le mie colleghe che ho sempre guardato sto cercando di recuperare un pochino, ma faccio un po' fatica. Però sì, dai, sono contenta e spero che siate contente pure voi. E spero soprattutto che siate contente del fatto che io sia ritornata con un molto peso in meno, si fa per dire, per potervi parlare tranquillamente, non riuscire a mentirvi. Veramente questa cosa mi bloccava e quindi ho detto no, aspetto il momento giusto, lo dico e poi riprendo con i video. E niente, un bacione e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!